Conclude la stagione invernale qui al Teatro di Soverato, la bomboniera come la definiamo noi, e si conclude col botto Enzo Gragnaniello e Marisa Laurito. Una stagione veramente indimenticabile, Lino Gerace. Ci siamo emozionati tutti e stasera lo faremo ancora di più. Sì, questa sera finisce la stagione teatrale, ringrazieremo un po' tutti, ma soprattutto penso che bisogna ringraziare il pubblico che è sempre presente, sempre qui con noi, che ci aiuta a fare questa stagione teatrale ogni anno. Grazie a tutti. Il pubblico si aspetta perché ormai è abituato a essere benvenuto a teatro, come dici tu. Stasera che tipo di spettacolo sarà? Stasera è uno spettacolo, diciamo, di musica e teatro, perché c'è Enzo Gragnaniello e Marisa Laurito che faranno questo spettacolo che si intitola Vasem, l'amore è rivoluzionario, perché oggi in effetti è rivoluzionario parlare d'amore, tutto quello che c'è in giro. E ce lo dici la frase tipica? Signore e signori, buonasera e benvenuti a teatro. E abbiamo quasi interrotto il check sound e vi assicuro che le prove sono ancora più belle se fosse possibile lo spettacolo del maestro Enzo Gragnaniello. Innanzitutto benvenuto a Soverato. Vasame, l'amore rivoluzionario, ma l'amore con quante M è più rivoluzionario? L'amore è rivoluzionario nel momento in cui riesci ad emozionare le persone, riesci a sostenere i più deboli, cominci una rivoluzione interiormente. Le rivoluzioni, quelle violenti che fanno male, quelle è un'energia negativa, non alimenta lo spirito umano e non alimentando lo spirito umano succede ancora altre guerre, altre. E l'amore è anche una canzone, per esempio, che riesce ad emozionare le persone. Tu ci metti il cuore dentro e arriva all'essenziale, alla parte essenziale dell'essere umano. Poi l'amore è una cosa che dobbiamo imparare, non è che è facile ad amare. Ecco, insomma, noi nel nostro piccolo, in questo spettacolo, cerchiamo di trasmettere perlomeno delle emozioni. Lei è un po', dal mio punto di vista, come Napoli, un involucro particolare e un contenuto eccezionale. L'abbiamo vista nelle prove, era veramente innamorato della musica. Beh, certo, quella è una cosa che non si può. Ecco, quello era il vero amore, perlomeno quello è un amore vero, come avere un figlio piccolino e tu riesci a vedere anche il Dio in quegli occhi, in quel sorriso di un bambino, no? L'amore, cioè la musica mi fa questo effetto, come vedere. Da quello che raccontano, lei alle scuole elementari aveva un bel compagno di classe. Ah, certo, Pino Daniele, sì. Sì, abbiamo fatto tutte le scale, le classi elementari insieme e poi ognuno se n'è andato per la sua strada dopo. In un concerto a Scampia lei ha detto che la musica è come acqua che bagna un prato, in quel caso ingiallito, ma lei la poesia ce l'ha proprio dentro. Bene, ma noi siamo solo dei contenitori, dei mezzi. Qui la poesia è già quando c'è tutto intorno a noi. Noi siamo su un pianeta meraviglioso che è il vero paradiso. La bellezza la trovi da tutte le parti. Ed ha anche dichiarato che ci sono persone che cercano di far esistere il nulla, di Scusa. far esistere il nulla, cercano di rendere il nulla qualcosa di esistente veramente. Sì, certo. Cioè, diciamo che oggi il nulla viene trattato come se fosse qualcosa che esistesse veramente. Diciamo che stanno creando, e spero che si interrompe questa cosa qui, ma stanno cercando di creare una società, un mondo dove il nulla, capite? C'è importante che la poesia, i poeti, le persone sagge, le persone che hanno, insomma, vengono
vengono annientate, no? Non solo fisicamente, ma pure come emarginazione, diciamo. Noi nel ringraziarla per la disponibilità, comunque le chiediamo anche un saluto, perché l'organizzatore di questo spettacolo, oltre al comune, oltre all'amministrazione, oltre, è Lele Amoruso, che per una serie di circostanze oggi non c'è. Noi vorremmo che lui fosse con me, con noi. Innanzitutto lo faccio un saluto a Lele, e la prossima volta, insomma, speriamo che ci vediamo. Viva Napoli! Sempre. Viva tutto il Sud! È difficile trovare la disponibilità di una grande artista a fine spettacolo quando si è stanchi, e noi questo ringraziamo Marisa Laurito, che ha trascinato il pubblico, perché il cuore e il bacio sono una unione che porta tutti insieme verso lo stesso cammino. E beh, questo spettacolo si chiama Vasama, l'amore è rivoluzionario, con le stupende musiche di Enzo Gragnaniello. Vieni vicino a me. Che abbiamo qui. Ah, che sta qua. Ah, bene. Lui è bravissimo, come un autore straordinario, un poeta, e quindi io gli vado dietro con parole anche più divertenti, insomma. Alla fine il pubblico vi ha tributato una standing ovation, disse Gigi Proietti, la R più importante del linguaggio italiano, riferendosi a lei. È vero, Gigi era un grande amico e uno straordinario attore che sapeva fare tutto. Io sono fiera di aver avuto questa amicizia così importante per me. E noi la ringraziamo. Lei di recente si è intervistata da Peter Gomez. Sì, ora cosa direbbe se il giovane intervistatore attuale di provincia fosse Scrapizza travestito? Che dovrei dire? Sarebbe tutto uguale. Mi ha fatto una domanda a cui non so rispondere. Io me l'avevo preparata anche la risposta. E qual è? Vasame. Ah, ecco. ma non è più l'epoca. Comunque noi la ringraziamo, e soprattutto per il messaggio che ha dato, perché lei è una combattente e sta combattendo anche per le donne, se non vado errato, in particolare quelle dell'Iran. Esattamente, sì, perché non è possibile che al mondo, sia per le donne sia per la guerra, perché non è possibile che oggi ci siano ancora tutte queste violenze, non è più sopportabile. E il quadro che ha fatto durante lo spettacolo è la dimostrazione che lei ha anche un gusto per il design, se non vado errato, e per tante belle opere. Beh sì, dipingo e scolpisco, e ho fatto anche la Biennale di Venezia, insomma, diciamo che sono un'artista poliedrica. E poi permettetemi, non per ultimo, di ringraziare chi ha ideato tutto questo. Voglio ringraziare il vice sindaco Emanuele Amoruso. Il vice sindaco sta amministrando da lontano, perché sta, diciamo, scusate l'emozione. La vita a volte ci riserva delle sorprese e anche ci mette alla prova giorno dopo giorno. Io lo sento quasi giornalmente, ci confrontiamo. Ci teneva a portare i suoi saluti e li porta alla città, come io glieli porto a lui, e gli dico che la città è tutto con lui, è vicino a lui. Però mi ha promesso una cosa, che se sarà meglio viene a vedere il nostro spettacolo a Roma, perché l'ho chiamato stasera, quindi... Sapete tutti il rapporto che ci lega, quindi lui è in costanza, diciamo, aggiornato in maniera costante, e a volte lui, quando lui mi propone qualcosa, noi dico: Lele, ma che fai? Magari non ci riusciamo. No, mi dice, ci riusciamo. E allora adesso ci riusciamo insieme nella battaglia che deve portare avanti. Bravo. Gli facciamo un in bocca al lupo e gli diciamo: Lele, torna presto, perché tutta la città ti sta aspettando. Grazie. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Alla soglia della Settimana Santa
il pellegrinaggio quaresimale ha fatto tappa alla Cappella della Condanna, conosciuta anche come Litostrotos, un nome che fa riferimento al pavimento a grandi lastre che continua sotto il vicino santuario dell'Ecce Homo, nel quale Pilato stabilì il suo seggio per il giudizio di Gesù e dal quale uscì portando la croce. A presiedere la celebrazione fra Alessandro Coniglio, professore dello Studium Biblicum Franciscanum. Hanno concelebrato i frati della custodia di Terra Santa alla presenza di un bel numero di religiosi e cristiani locali. Nella continuità delle prediche di Quaresima, fra Paolo Messina ha meditato sul silenzio di un condannato che nel nostro tempo si intreccia con il pianto, le urla e le fatiche di tantissimi condannati. Condannati a causa delle guerre, delle ingiustizie, carestie e tante altre sofferenze, sottolineando poi come noi possiamo leggere questo silenzio. Sì, possiamo leggerlo proprio come un segno ormai di rassegnazione, oppure possiamo leggerlo come una grande fiducia, e questo forse che ci insegna Gesù proprio in questo luogo della condanna, di una grande fiducia che la giustizia comunque sarà fatta. Possiamo condannare o vedere condannato l'innocente, ma crediamo in una giustizia che Dio comunque farà, così come ha fatto attraverso suo figlio. E dall'iscrizione in tre lingue che riporta il motivo della condanna imposta da Pilato, possiamo comprendere l'autorevolezza di quell'uomo re che si lascia crocifiggere. In tre lingue diverse perché tutti potessero appunto capire, ed è un'iscrizione che in qualche modo ci dà fastidio anche a noi come allora ai capi dei giudei, perché ci ricorda appunto che un giusto può essere condannato da un potere politico che non sa distinguere o che non vuole distinguere tra l'innocente e il colpevole, che non sa giudicare senza parzialità, e anche da un interesse, quello dei capi dei giudei di allora, che guardano al proprio interesse e si chiudono il proprio interesse invece di aprirsi all'altro, all'accoglienza, anche di un messaggio diverso come quello che portava Gesù. Problemi di allora, ma problemi forse anche delle nostre società quest'oggi. In cammino verso la Settimana Santa, da questo luogo dove Gesù fu esposto alla folla, innocente e condannato, rifiutato e umiliato, preghiamo Dio perché possiamo essere vigilanti e operatori di pace nella giustizia e nella verità. C'è un'altra parte della scrittura che ci dice proprio che volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Forse questo luogo, in questa condanna e quell'iscrizione ci ricorda che proprio dobbiamo guardare alla croce, dobbiamo guardare a quel giusto e capire che quelle sue sofferenze sono state inflitte per i nostri peccati, che ha addossato su di sé le nostre colpe. Allora morire e risorgere appunto con lui, perché lui attraverso quella morte in croce ci ha liberato da ogni peccato. Nelle parole di Sua Beatitudine Cardinale Pier Battista Pizzaballa, Patriarca dei Latini di Gerusalemme, ancora una Settimana Santa in guerra. Non è la prima volta che c'è la guerra, quindi non è tanto la guerra a renderla più difficile, perché abbiamo avuto tante guerre, ma è il contesto di odio, di risentimento, di mancanza di sfiducia, di frustrazione, tutti questi sentimenti negativi che fanno da contorno o anche da substrato, se si vuole, alla guerra, per rendere la situazione molto più pesante e più difficile, anche la mancanza di prospettive. Le guerre precedenti si sapeva che finivano e poi più o meno si ricominciava. Adesso non si sa, chiaro che si dovrà ricominciare, ma non si sa come, quando. Ecco, tutto questo rende il clima molto più pesante. Il Patriarca sottolinea la gravità del momento attuale nella parrocchia di Gaza. Non è la prima volta che la fame è usata come strumento di guerra. Non so se è uno strumento di guerra, non sono militare, non voglio entrare dentro queste disamine, però è oggettivamente una situazione intollerabile. Abbiamo sempre avuto tantissimi problemi qui di qualsiasi, di ogni tipo, anche la situazione economica e finanziaria è sempre stata molto fragile, però la fame non c'è mai stata. È la prima volta che dobbiamo fare conti con la fame vera e propria. Questo è intollerabile, su questo penso non tutti
le comunità religiose, politiche, sociali, devono fare tutto il possibile per rompere questa situazione. Oltre la tragedia umanitaria di Gaza, c'è anche un problema serissimo per i cristiani in Palestina e in tutta la Terra Santa. Dunque, l'emergenza economica nei territori dell'autorità palestinese, in modo particolare nella zona di Betlemme, è molto chiara, evidente ed acuta anche. Le chiese, tutte le chiese, in modo particolare il patriarcato, la Chiesa Cattolica, la custodia, insomma le varie realtà della Chiesa Cattolica stanno lavorando molto per sostenere l'emergenza, con creare anche occasioni di lavoro, almeno temporaneo, in attesa che la situazione si sblocchi. Nelle parole del Patriarca anche l'invito ai pellegrini a tornare in Terra Santa. Credo che sia tempo anche di invitare i pellegrini a tornare in Terra Santa. Capisco molto bene che c'è tanta paura, capisco che delle immagini che arrivano dai media sono immagini che spaventano, però penso che sia possibile oggi, è sicuro, insomma, fare il pellegrinaggio in Terra Santa, magari non completo come nel passato, ecco, però sarebbe una forma molto bella, molto concreta di sostegno alla piccola comunità di Betlemme. Sono molte le iniziative di preghiera in tutte le comunità religiose che aiutano a mantenere viva la speranza. La preghiera è un grande aiuto innanzitutto, soprattutto a Pasqua. Diciamo che i due momenti principali dell'anno liturgico, Natale e Pasqua, non si possono celebrare senza pronunciare il nome di Gerusalemme. per cui, in modo particolare, la Pasqua è un abbraccio che tutta la Chiesa del mondo nella preghiera fa con la Chiesa di Gerusalemme, dove la Pasqua è stata celebrata e ancora si celebra negli stessi luoghi. Ecco. E poi anche un momento, c'è la colletta del Venerdì Santo, che è uno strumento importante, è un momento comunque in generale per ricordarsi che la preghiera poi deve trasformarsi anche in azione, in un gesto, in un'attenzione concreta, soprattutto a questa piccola chiesa, questa piccola comunità, che però ha una vocazione molto importante, che è quella della testimonianza cristiana qui in Terra Santa. Il Patriarca parla anche dell'importanza di mantenere la testimonianza cristiana in Terra Santa nella preghiera e anche con l'aiuto economico. Non si può pensare a Gerusalemme senza i cristiani, non si può pensare alla Terra Santa senza una presenza cristiana. Fin dal principio, fin dai tempi di Gesù, ci si è sempre ritrovati qui nei luoghi per fare memoria proprio della vita di Gesù e della sua testimonianza, soprattutto qui a Gerusalemme, la testimonianza pasquale. Ecco, ed è importante dunque che la vocazione della Chiesa continui qui in Terra Santa, con una piccola, anche se piccola, comunità, tenga viva la memoria concreta di ciò che Gesù ha fatto qui. Passione di Nostro Signore Gesù Cristo, secondo Marco. Al mattino, i capi dei sacerdoti, con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù, lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. Pilato gli domandò: «Tu sei il re dei Giudei?» Ed egli rispose: «Tu lo dici». I capi dei sacerdoti lo accusavano di molte cose. Pilato lo interrogò di nuovo dicendo: «Non rispondi nulla, vedi di quante cose ti accusano». Ma Gesù non rispose più nulla, tanto che Pilato rimase stupito. A ogni festa era solito rimettere in libertà per loro un carcerato a loro richiesta. Un tale, chiamato Barabba, si trovava in carcere insieme ai ribelli che nella rivolta avevano commesso un omicidio. La folla, che si era radunata, cominciò a chiedere ciò che egli era solito concedere. Pilato rispose loro: «Volete che io rimetta in libertà per voi il re dei Giudei?» Sapeva infatti che i capi dei sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia. Ma i capi dei sacerdoti incitarono la folla perché piuttosto egli rimettesse in libertà per loro Barabba. Pilato disse loro di nuovo:
Che cosa volete dunque che io faccia di quello che voi chiamate il re dei giudei? Ed essi di nuovo gridarono: crocifiggilo. Pilato diceva loro: che male ha fatto? Ma essi gridarono più forte: crocifiggilo. Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la truppa. Lo vestirono di porpora, intrecciarono una corona di spine e gliela misero attorno al capo. Poi presero a salutarlo: salve re dei giudei. E gli percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si prostravano davanti a lui. Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono dalla porpora e gli fecero indossare le sue vesti. Poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. Costrinsero a portare alla croce di lui un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio, e gli davano vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse ciò che ognuno avrebbe preso. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero. La scritta con il motivo della sua condanna diceva: il re dei giudei. Con lui crocifissero anche 2 ladroni, uno a destra e uno alla sua sinistra. Quelli che passavano di là lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: ehi, tu che distruggi il tempio e lo ricostruisci in 3 giorni, salva te stesso, scendendo dalla croce. Così anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi, fra loro si facevano beffe di lui e dicevano: ha salvato altri e non può salvare se stesso. Il Cristo, il re di Israele, scenda ora dalla croce, perché vediamo e crediamo. E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3, Gesù gridò a gran voce: Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: ecco, chiama Elia. Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere, dicendo: aspettate, vediamo se viene lì a farlo scendere. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Inizia la settimana santa, o autentica, quella centrale di tutto l'anno cristiano, poiché è dalla Pasqua che nasce la fede dei discepoli e la loro testimonianza, che ha diffuso la Chiesa in tutto il mondo. Alla messa principale si commemora l'ingresso di Gesù a Gerusalemme e i segni sono l'olivo, che è il segno della pace e del perdono di Dio, che Gesù reca con la sua morte e la sua risurrezione. E poi l'asino, di cui Gesù ha bisogno per manifestarsi come il vero re e benefattore. Il grido della folla, l'osanna che nella liturgia precede la consacrazione. Le letture presentano i 2 aspetti del mistero pasquale di Gesù. Anzitutto la sua divinità, che si abbassa sino ad incontrare i peccatori nel loro stesso campo, quello della sofferenza e quello della morte, nella seconda lettura. Poi la sua umanità di servo del Signore, profeta obbediente alla parola, che paga la sua fedeltà a Dio e indica a tutti la via che conduce alla vera vita. Infine, il racconto della passione. Questa è la testimonianza dei discepoli, che dal baratro della loro lontananza e del loro tradimento hanno visto il gesto di Gesù. Egli, fedele fino alla fine, è passato perfettamente solo attraverso i tribunali umani fino ad arrivare alla morte in croce, per portare al termine il dono di sé per amore dei peccatori. Questo gesto viene ricordato e realizzato in ogni messa. Con il suo corpo e il sangue, Gesù è presente e si offre per noi nell'assemblea. Anche noi allora ci offriamo con lui al Padre per realizzare la nuova ed eterna alleanza, per la salvezza del mondo intero.
Buona e santa domenica a tutti.